Buongiorno a tutti. La situazione qui nella piazza di Viti è disastrosa, c'è fango dappertutto e in questo momento si sta cercando di rimuoverlo. Qui con me, lo hai detto, ci sono il prefetto di Nuoro, il capo della Protezione Civile che ha appena esplorato. Che cosa ne pensa, cosa ha visto? Beh, c'è una situazione impegnativa, c'è fango nelle principali strade di questo paese, ma c'è una grande macchina organizzativa che si è mossa, sono all'opera i vigili del fuoco, le forze armate, in tanti volontari, le strutture operative. Voglio anche ringraziare il sindaco, il prefetto, la regione per l'attività di coordinamento preventivo. Noi da venerdì sapevamo che c'era un'intensa perturbazione e questi effetti così impegnativi ovviamente erano stati previsti, ma non di questa intensità, soprattutto subiti, e siamo prontamente intervenuti seguendo in diretta praticamente ogni istante dell'emergenza. Ecco, avete fatto una riunione, se ci può dire che cosa è emerso e magari che cos'è che non ha funzionato per contenere questa emergenza. Allora, il problema alla riunione l'abbiamo fatta, abbiamo deciso di intervenire rapidamente, cercare anche di intervenire per mettere in sicurezza questo territorio. Qui 7 anni fa avvenne un'alluvione molto meno impegnativo e furono fatte delle opere di ripristino, ma non certo di messa in sicurezza del territorio, tant'è vero che c'è un finanziamento di 20 milioni di euro che in questi giorni si stava discutendo per metterlo a gara. Ora si tratta di trovare ulteriori risorse, fare degli interventi definitivi, ben più importanti, per reggere anche fenomeni come questo. Grazie mille al capo della Protezione Civile. Chiediamo al prefetto come stanno andando le operazioni. Tutta la parte dell'emergenza è stata gestita nel centro coordinamento soccorsi in prefettura, d'intesa con la sala regionale e soprattutto con la sala Italia della Protezione Civile. Devo dire che le forze dell'ordine, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco particolarmente impegnati hanno dato un apporto eccezionale e forse siamo riusciti ad evitare, insomma, che la situazione potesse prendere una piega ancora peggiore.